amici, ben ritrovati nell'Arte di Romy. Un saluto e un abbraccio grande da parte di Michela e di Roberto. E allora ragazzi, intanto oggi è giovedì e quindi abbiamo il video tutorial di livello avanzato. Ma prima vi voglio ricordare dove potete scriverci per farci le vostre richieste. Le richieste per il video bonus, le richieste per un tutorial che magari non riuscite a realizzare. Quindi fateci le vostre richieste sulla nostra mail, arte di romy@gmail.com, oppure ci potete trovare sui social. Quali social? E allora abbiamo Facebook, Instagram e TikTok. Su ogni social vengono caricati dei prodotti diversi, tipo dei video, oppure anche solo delle immagini per prendere spunto. Se per caso volete vedere i tutorial di qualche body painting che ho realizzato, basta che ce lo scrivete. Potete scriverci anche sulle chat di questi social. E allora andiamo a vedere oggi che cosa andiamo a realizzare. Pronti? Perché siamo nel mood ancora estate, questa settimana è tutta dedicata all'estate. E allora, ta-da! Eccola qui. Lo sentite il rumore del mare? Oppure lo sentite il caldo? Sì, perché il caldo è arrivato. Il caldo è arrivato e quindi lo sentiamo il caldo. Freno adesso, freno! Insomma, questa è una bellissima conchiglia che... quante volte abbiamo raccolto le conchiglie, arriva sulla spiaggia, eccetera. Quindi questo è molto bello, è un lavoro molto accurato, soprattutto di sfumature, le venature della conchiglia, eccetera. Questa volta l'abbiamo già fatto tempo fa questo esperimento, però vi vogliamo mettere un po' alla prova sul vostro modo di osservare e soprattutto di riprodurre quello che andate a vedere. Quindi non ci sarà la mia voce guida, ma potrete vedere piano piano, perché il nostro Roberto è fantastico a fare i montaggi, potete vedere piano piano la realizzazione di questa conchiglia. Però andiamo a vedere i materiali e soprattutto i pennelli utilizzati. E allora, solo un pochino. Allora, ho utilizzato pennellini a punta tonda numero 1, eccoli qua. Questi qui, pennellino a punta tonda numero 1 e poi pennelli lingua di gatto varie misure, diciamo che è sempre una misura piccola, però sono varie misure, alcune un pochino più grandi, più piccole, e comunque in questo caso andiamo a fare tante sfumature, quindi è bene tenersi tanti pennellini lingua di gatto per non andare tutte le volte a sciacquare il pennello e prendere altro colore. E poi anche in questo caso tanti sfumini, sempre la misura piccolina, eccoli qui, quindi non abbiamo uno sfumino di 5 cm, abbiamo tanti sfumini piccolini, eccoli qui. Mentre per quanto riguarda i colori, allora, questa è una conchiglia che sta un po' sulle tonalità calde, quindi sta sulle tonalità dell'arancione, del giallo, eccetera. Però noi sappiamo che le conchiglie hanno veramente un milione di sfumature, quindi potete anche cambiarle e fare magari un effetto madreperlato, quindi un po' sul bianco, il celestino, il lilletto, quindi potete anche in questo caso sbizzarrirvi con i colori. Andiamo a vedere quelli che ho utilizzato proprio in questa conchiglia. Quindi abbiamo utilizzato un bianco, chiaramente per fare le schiariture, un grigio, marrone scuro poi per l'effetto ombra, giallo, arancione, anche un arancione un po' più rossastro, un rosso e poi un rosso mattone, un giallo crema e un burro, diciamo i colori più chiari. In questo caso non abbiamo mai utilizzato il colore nero, perché effettivamente sia le ombre che poi anche le sfumature all'interno della conchiglia sono state realizzate con il marrone, quello scuro, proprio il dark brown, diciamo che è molto molto vicino al nero, ma chiaramente è marrone, quindi il nero in questo caso non l'abbiamo mai utilizzato. E allora, diciamo, andiamo, diamo il via all'estate, anche se ancora non è 21 giugno, ma insomma ci manca veramente poco. E allora andiamo a vedere il video tutorial, ma non guidato dalla mia voce, e poi ci ritroviamo qua. Vai!
bene 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 bene. Io spero veramente che questa conchiglia vi piaccia un sacco, perché a me è piaciuta tantissimo. E potete cercare di anche di realizzare magari sul braccio, sul corpo, anche un effetto sabbia, che non è male, è molto bello come sfondo. Intanto però allenatevi tanto, riguardate il video più volte per capire bene i vari passaggi, ma questa veramente è veramente di grande effetto. E allora, ragazzi, noi vi salutiamo, un abbraccio grande da parte di Michela e di Roberto, e ci troviamo qui domani per la live, quindi mi raccomando, non mancate. Se volete partecipare alla nostra live, dovete scrivere sempre sulla nostra mail, ve la ripeto, larteviromi@gmail.com, e poi il super maestro Roberto Purpurini vi manderà qualche minuto prima il link per poter accedere alla live. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Basta cliccare su iscriviti e poi azionare la campanella finché non diventa nera, così potete ricevere tutti gli aggiornamenti, tutti i video che noi andremo a pubblicare. E allora, detto questo, un bacione e un abbraccio grande grande, un cuore, e ci vediamo domani sera alla live. Ciao!